La mia passione per il trail running è nata circa 4 anni fa, dopo il mio trasferimento a vivere a Gressoney. Per me correre tra le montagne e scoprire i posti è diventata la cosa più bella da fare, specialmente in orari della giornata, non so, la mattina presto piuttosto che al tramonto. Un momento più bello probabilmente non c'è, ce ne sono diversi e sono state tutte le sorprese. Quindi ogni volta che ho visto qualcuno lungo il percorso che magari non mi aspettavo di incontrare o ho rincontrato amici che non mi immaginavo fossero partecipassero alla gara, e quindi questi momenti di condivisione sono senz'altro stati quelli più belli. Il momento più bello del Tor è stato sicuramente tutti gli arrivi in cima, tutte le vette, tutte le salite sono state bellissime, un po' perché finiva la fatica della salita e un po' perché c'erano dei panorami pazzeschi. Però anche l'arrivo in base vita, quando c'era il mio assistente, nonché il mio compagno ad aspettarmi, quelli erano i momenti in cui mi gasavo di più, insomma, avevo bisogno di questi momenti. Come 2 anni fa, il momento più difficile probabilmente è stata la discesa verso Yas, che è una discesa interminabile, fatta di notte, che anche oltre fisicamente e mentalmente mette molto alla prova. I momenti più difficili di questo Tor, come anche in quello del 2018, sicuramente le notti, perché per quanto stupende, patisco molto l'assenza di sonno e la resistenza al sonno più che altro, quindi quello è stato duro, 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 duro. Essere donna e correre è una cosa che ancora adesso viene vista come un simbolo di grande forza. L'ho notato perché il tifo sul percorso, quando c'ero io e c'era un uomo magari di fianco a me, era tutto per me il tifo. Questo era molto bello, crea una grande complicità femminile. Conciliare la vita con la corsa, non è semplice, perché siamo tutti molto impegnati, in più probabilmente anche fisicamente, ecco, non è semplice come per un uomo gestire allenamenti e altro. Però non è impossibile, insomma, la prova, noi persone normali siamo la prova che è fattibile, insomma, e che con un po' di impegno e di volontà ce la possiamo fare.